Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Questo video è offerto da... Il pianeta dei Saiyan! O dei Saiyan, come preferite... È il primo negozio della provincia di Bat a trattare Dragon Ball Super Card Game. Qui troverete sia i prodotti quelli vecchi del gioco, con le vecchie espansioni italiane, e sia i prodotti quelli belli nuovi, ragazzi. Il pianeta di Saiyan si occupa anche di Yu-Gi-Oh! E Pokémon Trading Card Game. Vieni da noi e ti faremo girare le palle del drago! Per informazioni, cercare sui social il pianeta dei Saiyan di Trani. Oh, vediamo il primo pacchetto, trova già Trunks, RR super rara, vai. Trunks è poi troppo facile. Questo è lo Zenon, non fa così particolare. Vediamo a Luca. Oh, dai, quasi mi sai. Questo devo fare così. Aspetta. Il famoso Kabba senza la scrittura, che secondo me è un bug quello. È un Kai supremo del tempo. Che cos'è? R. Mm. Ok. Radish super rara, buono. Vai. Dove sta? Vabbè. Bello quello. Cos'hai trovato? Ah, ecco la prima Infinite Rare Nappa Super Saiyan 3. Vediamo. Non vengo quello che... Dai, che mo capace tutti, troviamo un God Pack qua. Oh, Beerus, buono. Ah, oh, lui ha trovato una delle carte che scoperto. Fa contro. Sei tutto scoperto, la carta più raffreddata dall'estate. Facciamo vedere. Ah, oh, eccolo qui, vai. Ha trovato il leader. Oh, è Broly che è buona, è una delle carte più buone da mettere in energia. Vediamo a Luca. Anche lui trova, sei tutto scoperto. Wow, ha trovato la nuova carta per Sharon. L'Infinite Rare. Trova l'Infinite Rare. Adriano. E vediamo. Oh, Kale. La super rara. Eccola qua. Vediamo. Questo era lo stesso di prima? Sì. Ok. Ah, vediamo. E qua abbiamo trovato anche Zamasu Fuso. Bene. Qua è uscito... Il Broly quello incounterabile, tra virgolette. Oh, l'Infinite Rare anche di Trunks. Le abbiamo trovate quante? Oh, le abbiamo trovate 4 in un coso. Quindi, purtroppo, mi sa che la Secret. Qua troviamo Vegeta il crudele. Una delle carte più stronze. Contenere. La nuova contro gialla. Andrei, tu che cosa hai trovato? Ha trovato la contro del verde, poi Gohan e Piccolo, vincoli d'amicizia. Bello. Una delle carte... Oh, Gohan, anche questa è buona. Serve. Anche a me servirebbe. Determinazione indistruttibile, vediamo. E beh, che cos'altro hai trovato? Ah, un altro un Radish, un altro Zamasu, buono. Quello va bene solo se devi fare il mazzo. Di nuovo è andata un po' male, mi sa, a Luca, a parte forse che si chiama Califla. Oh, ha trovato la promo Vegito attacco combinato. Sì, però non è in realtà così non è granché. Ma ieri uno sul gruppo là di Coltaglia mi sono trovato la Secret di Vegeta, Ah, anche lui trova Vegito potere attacco combinato. Vediamo l'ultimo pacchetto di... Nella foto che va messo. Ha scritto anche sul box. Ecco, come si chiama? Vedi, mo dopo vediamo a Davide pure. Vegeta, quello del mazzo di Vegeta. Ok. Vediamo a... vedi, lui ha trovato Vegeta Super Saiyan Blue. La Kefla, quella buona del... non mi viene adesso, del volume 3. Ha trovato lui la special rare, ce n'è una sola, l'ha trovata lui.
quella di Radish. Sembra su tre Radish sono usciti in sto coso. Towa l'ha trovata. E vediamo, questo è l'ultimo. Towa. No, ha trovato il Gozo. E mo trova Kaioken alla fine, ti pare? Ove, madò, di nuovo. Gli va a ricapitare da capo. Ah, pensavo, ti poteva andare meglio se stava alla fine Kaioken, però, madò. Ha trovato Godpack, vabbè, ha vinto Davide, andiamocene. Cioè, how this is possible. Ecco, vediamole qua. Ok. Ok. Bene. Il secondo Godpack qua. Secondo Godpack qua. Bene. Allora adesso io registrerò praticamente solo una partita. Ci rivediamo fra poco. Cos'è? Sei. La prima partita del. Senti, del previsto. Io, no? Vediamo così. Va bene. Vai, vai. Allora, da un lato abbiamo Luca, che può fare il pollicione, almeno così non mi venti quadrato, ok? E dall'altra parte Adriano. Vabbè, ovviamente, quello che non ha dato la mano. Allora, fammi vedere cosa fa. Ecco. Le stesse bustine protettive stanno utilizzando. Sì. Allora, uno sta giocando con Hit, che non si vede perché sta in lontananza. Eccolo qui. E l'altro sta giocando con Gohan, quello della Family Kamehameha, che è questo qua. Ma si manca anche da questo film. Vediamo Hit da quella parte, il Funko Pop. Sì, ricordiamo che in questo pre-release non esistono colori specifici. Non sa che nemmeno lui. No, Dai, veramente non so come vince sto match. Cioè, i miei combattenti sono tutto 4.000, 9.000. Ah! E non ho niente per pompare. Vedremo, vedremo. Poi abbiamo il combattimento epico qua alla mia destra pure. Che abbiamo trovato un Godpack. Sempre tre turni, tre partite. Sì. Qua ovviamente faremo vedere giusto la prima, dipende anche dalla durata. Vediamo. Senti, io giusto. Allora mette Kefla, la carta di la contro di Kefla, tra le energie. Le energie sono tutte. E gioca Go. Quando gioco questa carta, guardo tre carte. Ne aggiungo fino a una carta Saiyan blu o gialla, tra di essa e aggiungo la mano. Vediamo se ce l'hai. Saiyan blu. Ok. Le altre le metto in fondo. Se l'aggiunge, si aggiunge in mano Kefla. Kefla, Kale. Va. Dimmi. Non è l'effetto di dividere. Però c'è un altro effetto che dice non possono essere rimaste le carte. No, lo puoi fare. Non lo posso attivare. Eh sì. Come per esempio il mazzo di Majin Buu. Allora, Pirina tra le energie, mi sembra che è quello. No, Saonel tra le energie. Tipo l'effetto, raffica 2. Ok. Io prendo la vita e tu. Perdi una vita. Mi sa che prende pure lui. Infligge un danno all'avversario. Lo prende pure lui. Sì, praticamente, ragazzi, Gohan funziona che se si attiva l'effetto si toglie una vita a se stesso più a quella dell'avversario. È una carta che porta fino a 5, mi sembra. Giusto, sotto 5 non puoi fare. Sotto 5 vite non si può fare più l'effetto. Cioè, se l'avversario ha 5 vite. O meno di 5 vite, mi sembra. Ok. Ok. Poi. Oh, ha messo Krill da decimina. E attenzione, Krill, la prima carta che gioca Adriano. Attacca il leader. Vediamo che cosa fa. Vabbè, counterare non può. Non puoi fare counter con le vite. Non puoi fare. Vabbè, non è nemmeno energia. Energia spossata. Non puoi fare niente. Non combo. Non comba, vabbè, si prende la vita, dai. Attacco con leader. Ah, il zozzone. Leader contro leader. Ovviamente, c'è solo quello che può attaccare. Non counter. Non combo. Non combo. Questa accoppiata Gohan e Krillin pelato. Di non so che saga. Saga dei Saiyan. Ti sei preso il danno di nuovo? Ok.
Intanto lo sguardo di Hit sull'orizzonte è proprio fortissimo. Non c'hai pure Gohan, no? No. Ah, se c'avevi Gohan ragazzi era bello. Era bello sto... sta questo. Oh, un Cyberman tra le energie, vai. Inutili, tra virgolette. Era utile contro Kill, a parte gli scherzi. Io al tuo posto l'avrei messo. Oh, da questa parte abbiamo sempre chi è? Gohan e Gohan contro Goku, padre e figlio. Oh, dall'altra parte. Anche questo è un matchup strano da questo momento. Che hai messo Vegeta? Che fa? Attacco, quando lui attacca vado fino a due carte dal mio mazzo, scelgo una carta Saiyan blu o gialla e raggiungo la mano. Eh sì, vediamo se ce l'hai. Ok. Ah, vedi, oh, l'ha preso, le due volte di fila ha funzionato. E l'altra nella super combo. Attacco quelli. No counter. Non combo. 15.000? Attenzione, Vegeta che ammazza Krillin. Ok. Io gli dai attacco il polino. Hit. Hit non è effetto che quando attacca peschi, no? No. No, ok. Quando si trasforma. Non canto. Vediamo se combo. Non prende la vita. Non lo sai che manco so cosa fa? Sì. Hit. Da non trasformato, cioè non mi ricordo. Cos'è? Si vuole effetto di hit, mi prende una vita. Ah, ecco. Mi evoco un universo 6 a questo 1. Gratis, è così? Quando niente, in gioco perso. E diciamo che Luca è sceso di vita. Vai. Attenzione che è caduto una due carte, no? Ok. Che maestro energia non ho visto? Ah, ok, i due, dai. Perché è forte che ha maestro l'energia? Tutti e due i Saiyan, sai quelli dell'universo parallelo, là come si chiamano? Universo 6. Tutti e due, Pirina e Saunel. Non valgono a niente, però l'MC. Che è Goten, gioca Goten. Se c'è Videlo, se c'è quegli altri, Lucio, così fa. Ah, ok, l'ha giocato solo per giocarlo. Ma che mio leader. Con Goten attacca il reader, ok. Niente, quando entra in gioco perso. Niente, l'ha giocato giusto per pescare e basta. Ecco qua, è a combatto. Ex evoluzione si riattiva. Quindi siccome il mio libero sguardo, pesco una carta e ti spacco un costo qua. Vedi un po', l'ha trovata la carta che funziona su Goten, poi hai messo quello Super Saiyan gratis. O a costo 1, pagando 1. No, gratis. Gratis, ok. Quindi senza vabbè, forse volendo, lui ha avuto sia leader che due carte già dallo stesso mazzo e si vede che effettivamente è lì. Un costo 2 inferiore. Così, 4 inferiore. Ah, peggio ancora. Vabbè, ma però quello è osso, se no avevo sopra. Mm. 15.000 gratis. Ho capito. E abbiamo Goten Super Saiyan. Non combo. Aspetta un attimo, ma tu avevi già attaccato con Gota, non mi ricordo. Sì, però si riattiva. Così, c'ha scritto sopra? Sì. Ah, stava scritto sopra. Ah, perché se non sta scritto sopra, tu sai che le evoluzioni mantengono la posizione. Ok. Non cambia. Oh. Ok. Già 4 vite, Cazzo, sono così. Vabbè, dai. Lui ha attaccato. Io avrei combattuto con Kabba. A sto punto.
mi ha fatto il leader. Sì. Non counter. Non combo. Mm. Insomma, Luca sta in difficoltà. Un po'. Combo io. Ah, con Goten, quello che infilza la spada alla coda del del dinosauro. Quello servirebbe Gohan, Goku è piccolo. Per sfruttare. Ah, vediamo un po'. Ok, ha messo una Kale impazzita tra le energie. Poi vediamo un po' cosa fa. Paga uno. Quando gioco questa carta scelgo una carta della mano e la metto negli scarichi. Ok. Scegli fino a una carta Vegeta Super Saiyan Blu che non è al giallo, vabbè, è un Son Goku Super Saiyan Blu. Due carte aggiunge alla mano. Sì. È buona. È buona comunque. Ok. Vedi, piano piano, comunque, in questa maniera recupera carte con cui può attaccare, perché visto che lui ha tante carte che costano, hanno bassa potenza. Sta pago 4. Quando giochi questa carta, puoi scegliere una carta della tua vita e aggiungerla alla tua mano. Se lo fai, scegli fino a una carta combattimento del tuo avversario con questo devi già poi in feria 4, fratello in mano sotto. Ah, mo' puoi decidere e gliela fai tornare in mano. Ok, Luca preferisce stare a due vite, attenzione. 15.000. 5.000 attacco il tuo leader. Oh, surprised! Okay. Lo conto di questa. 10.000. Super combo. Prendo. Ok. Giusto, poi fa, stavo guardando come era Botan. Se ha 4 vite o meno, non mi ricordo. Se ha 4 vite lui può pescare con la super combo con Botamo Cicciabomba. Cosa per il tuo leader? Ok. No counter, no combo. Ha risvegliato Hit. Cosa fa quando si risveglia? Pesco uno e riattivi uno. Ok. Invece Gon è come tutti gli allora, altri, 4 vite. Attacca, pesco uno. Quando la carta leader mi avessa l'energia da non, non hai hit, mano. Non hai hit. Una volta per turno scegli una carta della mia mano, non è che mi stai, qui gioco un universo 6, blu o giallo, con questo l'energia fai o inferiore a 2. Oh, e già questo va bene. Già quella è una cosa molto buona. Gli permette di mettere più carte gratis. Alleanza cosa sarebbe? Che posso girare una carta? E gli dai potere a quella carta. A quella carta che c'ha alleanza, se glielo so, mi capi? E si attivano pure le effetti. Bravo, sì, deve stare una tua combattente. Allora, mi sono perso. Che è successo con Hit? Attacca il suo leader. Non combo. Ah, intanto la mano te la sei fatta tu, eh? Vediamo cosa decide. Qua stiamo 4 vite contro 2 vite. È un bel rischio. Ok. Attivo le carte del mio leader. Oh. Scalco una carta.
un gioco lì. Una volta per turno. Una volta per turno, sì. Quando entri in gioco mi mandi una carta dalla tua mano nel tuo wall. Quindi gli devi far vedere la mano, no? O cioè, aspetta, se rivela l'avversario scegli una carta. Ah, lui lo sceglie, scegli tu una carta che devi rimuovere dal gioco e mi sa che poi gli ritorna in mano, è così? Dice, manda questa carta nel web del suo proprietario. All'inizio della tua prossima fase principale, se la tua carta leader è una carta universo 6 gialla, gioca la carta mandata nel web del suo proprietario e tramite questa abilità nell'area di combattimento del suo proprietario. Ah, ok, quindi quello poi dopo lo farai. Ma tutti e due. Ah, tu devi bandire sia a lui che a quello, giusto? Manda questa carta nel suo proprietario. Inizio della prossima fase di gioco. Se la tua carta leader è una carta universo 6 gialla, gioca la carta mandata nel luogo del suo proprietario e tramite questa abilità. Ah, solo se attivi l'effetto di hit di rimuoverlo, di mandarlo tra virgolette nello spazio tempo suo, diciamo. Ho capito. Però mi sa che è stato lui la gioca, però non mi sembra che. Cioè, sarebbe stato carino se lui lo bandisco, poi torno. E lui manda nel web un'altra carta. Ah, non lo so adesso, ma fammi vedere, scusi. Dice il proprietario, ma io non lo so, anch'io, ma. Quando giochi questa carta alla tua mano, il tuo avversario sceglie una carta alla mano e se manderà. Ok. Manda questa carta nel warp del suo proprietario. All'inizio della tua prossima fase principale, se la tua carta è una carta universo 6, gioca la carta mandata nel warp del suo proprietario tramite questa abilità nell'area di combattimento del suo proprietario. È 15.000? Quindi è 9.000, Ah, che cagata! Comunque lo sai che non ho capito se effettivamente tornano tutte e due nello stesso tempo. Cioè mi sembra che lui forse torna sul tuo e lui ritorna. E quella carta gliela fa ritornare sul. Però sul combattimento. Quello serve perché così non te lo possono distruggere e poi fare l'evoluzione sopra con l'altro. Capito? Però mi fate io quando ho riscatto. La carta leader dice, quando attacchi leader pesca una carta, ma se utilizzo il bloccante. In che senso? No, lo devi pescare comunque. Là è un'auto, è così? E allora si attiva a prescindere. Si attiva prima l'auto. Sì, si attiva a prescindere, sì. Ok. Vabbè. Passo. Ah, ma si dire. È quello che penso io. Cioè, non hanno ogni senso. Volta mando il cartone. Anche secondo me funziona così. No, però da quello che ho capito, anche a lui glielo fai tornare. Sì, quello l'ha fregato. Ma io dico tutti e due tornano. Perché se lui torna, lui manda un'altra carta dalla mano nel vuoto. Eh sì, poi tu glielo fai da capo. Però, diciamo, starà sempre una fuori. Però poi gliela rigiocherai. Sì. Quello è il discorso. Dice fino a, comunque, scegli fino a o è obbligatorio? Quale? L'effetto auto? No, non è opzionale per forza. Quando ah, è pure per forza, ok. Metti energia o non metti energia? No, non la metti energia. Ricordatevi che qui non vale il discorso che se finisce il mazzo finisce la partita, Vado a vederla poi quella cosa là. È strana come carta. Fa delle cose che tipo rimuove una carta dall'avversario e poi quella carta non si capisce se è quella assieme a hit che ritornano sul terreno, quella che avevi rimosso oppure no. Mi sono perso. Di chi è il turno? Sta attaccando Kabba. Non cambio. Non cambio. Siamo 3 vite contro 2 vite. Scappa. Bastano 3 vite. Vai. Vado. No, ha messo Zamasu girato. Ok. È duro il discorso, Qua siamo arrivati a turno 4. 2 energie attive. Questo mi ricorda qualcosa. Ok. Così lui pesca. No counter. Ah, ricordate comunque che per essere ancora più corretti, il fatto di pescare per l'auto si fa sempre dopo un eventuale contro contrattacco, capito?
No, potrebbe essere tipo che uno c'ha una contro che ti dice che ti fa scartare una carta alla mano. Sì. Capì? Per dire. Ah. Ok. Si è preso la vita. Goku. E c'ha tutte le energie attive. La situazione si è capovolta. Eh sì. Ok. Un altro. Tu c'hai il Vegeta spostato in blu, quello mi serve per Direi che lo può fare anche nel suo turno. Cioè lo posso a posto solo, l'avrei fatto subito, adesso, così avrei scartato una carta in meno. Uè Nico, a sorpresa. Stiamo facendo il video qua. Scarto una carta. Vediamo. Oh. Frost. Se voi avete visto la pubblicità, avete visto che Frost viene nominato in una maniera epica. La pubblicità italiana di Dragon Ball Super Card Game. Quando invece volevano dire Freezer, però vabbè. 10.000 attack. Ok, Frost 10.000 contro 10.000. Non counter. Puoi risvegliarlo nel tuo turno adesso, durante la fase del difensore. Ma registrato. Perché è strano sto match. Gohan contro Hit. E sta pure Hit a vedere, vedi? Oh. Fatto. Non ci sto attaccando i canoni? Sì. Ah è vero, c'è anche Frost quello. Pago via, sono con gioco perso. Quella è una carta che serve di solito per l'energia, capito? A quello serve. Aspetta, no, lui sta riflettendo se deve fare controgiocata forse. Evoco, controgiocata lui. Perfetto, ti faccio giocare. Lui no. Si vede che quello viene a costare un in meno quando c'è una bicolore, bravo. A quello serve. Ecco, questo è uno di quei casi che penso che la controgiocata, la carta deve entrare per forza sul terreno, non è uno di quel che la carta non deve entrare, perché se no la puoi fare. Ciao. Ciao. Attacco il tuo leader. Oh. Un 9.000 che attacca 10.000. Ciao. Ah, questo non me l'aspettavo. Non sta l'evoluzione su Frost. Ah, Frost. Freezer della Ah, hai pagato uno per 10.000 per quella. Ah, ecco, per sì, ora ho capito come fa l'evoluzione qua, sì, sì. Sono tutte così le carte universose, devi combattere. Ok. E adesso? E ti mette pure in attivo, vedi un po'. 20.000. Cosa c'ha? Bloccante e poi l'effetto automatico? Niente, quando uso come corpo si evolve. Ah, quello è l'effetto automatico, sì, ok. Va bene. Vai. Ah, ok. Vedi adesso che è stato bello il bambino lì. Non è morto molto male. Invece sai qual è la cosa che mi sto, che non ho capito? Perché lui non ha fatto l'evoluzione al leader? Non ha fatto le awake. Perché? E qual è il problema? Non ho capito. Quando risveglio si dialoga sul lato frontale. No. Ah, al contrario. Qua c'è scritto leader e fronte. Praticamente non c'ha hit per fare quell'effetto lui.
Quando lui è così e io te lo trasformo così, allora si attiva. Mi sembrava strano effettivamente. Lo fai, vai, pesca la 2. Quello serve con hit, capito? Si mette l'energia, bravo. E mi chiedevi infatti perché non lo fa. Cioè, da prima, sai quanti danni si era parato? Con una carta anziché due. No, comunque sono 15.000. No, dico anche quando è attaccato con il 10.000, per dire. Cioè, sarebbe difeso con un in meno. Lo scartava di meno. Capito? Quante carte, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Questo Gohan, ragazzi, è una contro giocata, ve lo sto spiegando a quelli che stanno vedendo il video. Quello qua per me serve. Da 3 è venuto a costare 2. Dimmi. 2 mi basta. Tutte le carte stanno sul terreno. Okay. Tutte qua. Si pulisce tutta la board tranne quelle con barriera. Perché si dice scegli tutte. 15.000 attacchi. Eh sì, tutte tranne quelle barriere. Sì, e lui sta da solo sul terreno. Come cazzo? Non count. Come? In che senso? Questo dice. Scegli tutte le carte combattimento, potete giocare le carte nel terreno. Una propria mazza, sì. Tutte queste le prendete, le mettete nella mazza e basta, e lui rimane solamente mano, no, no, ormai non c'entra niente. No, no. Le carte combattimento. Ok. Quello dovrebbe essere una caricatura al fatto che lui stava da solo nella saga di Zamasu, alla fine rimane da solo. Quindi non ho seguito. Che è successo qua? Abbiamo fatto risveglio e attacco con... Non canto. Non combo. Tu non combo. Sai che serve quello quando stanno i bloccanti? All'avversario. Sai che questo è pesante. Sinceramente non serve. Hai fatto di pescare? Non ho, l'hai fatto? Pescare. Ok. Ma questa è cara, è normale. Normale. Comune, mi sembra. Sì. Per ora l'unica rara che sta sul terreno è Gohan. Vediamo, questo è il prezzo. Kit. Quello, guarda, quello è buono. Fa la cazzo. Questa è sono tutti basta, lo dico io. Però il problema è che in italiano non sono usciti ancora i prezzi. Bloccante. Oh, eccolo. Aspetta, questo non fa niente. No, 20.000, niente, 20.000. È solo che è buono perché c'ha 20.000. Ah, sono rimasti una vita contro una vita. Quando? Combi? No, vabbè. Sì, sì. Sì, è stata attaccata la carta. 25. Ah, e allora gliela ammazza. Metti in mano. 5. Va bene, schietto. Che ha fatto? Ha combattuto. Oh, paga 2. Cioè aveva attaccato con chi? Mi sono perso con lui? Ok. Paga 2. Oh, eccolo. Attacco. Oh. Paga 1, forse vuole fare una contro, vediamo. Ce l'avrà? La contro del giallo? Sono lui. Vabbè, l'ha fatto così. È buono, è buono. Vai. Che hai fatto? Non ho visto. Niente, hanno la... con Son Goku. Ah, ok, ha giocato Son Goku, entrata teatrale, vabbè, l'hanno tradotto come hanno. Annulla l'attacco ed entra in campo, no? Ok. Vedi che forte queste carte? Sono delle controattacco a mostro. Tu le puoi evocare durante il turno dell'avversario, annullando l'attacco metti pure sul terreno. Queste sono delle controattacco. Lui l'ha utilizzata anziché la contro normale. Questa annulla un attacco e metti questa carta sul terreno. Ah, c'è già una carta sul terreno. È come se fosse una contro, quella, capito? E metti una carta in più sul terreno. Vedi com'è? Sì, sì.
annulla l'attacco e gioca questa carta. L'abilità quando viene attivata dalla tua mano pagando il costo dei nemici. Vabbè, in questo caso è nero, cioè anche perché è prelilismo, è nero. Ok. E paghi uno. Sì, come le comprano? 15.000 attacco al tuo league. Attenzione. Oh, siamo a una vita, siamo qua. Devi fare contro se qualcosa. E deve prendere quella dell'auto. Dopo la contro. Oh. Aumento di tenebra. Eccolo, i pesca. Vabbè, è da shock in un combattimento. Ah, tu dici a meno che non metto una cosa. Ah vabbè, come fa a distruggere anche il leader a fare qualcosa? Siamo agli sgoccioli qui, eh. Vabbè. Mi sa che qua è finita pure, vediamo. Paga 2. Virus pure, così peschi. Punto. Te lo rompo, spacco e tu mandi nel guardo una carta della tua mano. Eh sì, t'ha fregato, no? Lui cos'è che dice? Che per lo paghi 2? Uno in meno se ho una carta di colore. Se qualsiasi colore? Sì. Ok. T'ha fregato, no? Poi te, sì. È anche vero che tu c'hai 3 energie, però. E glielo distrugge pure. Però anche è vero che puoi fare Cioè ottimo, ma non so se mi possa uscire sinceramente. Cos'è che puoi prendere? Quando giochi questa carta, guarda fino a 7 carte dalla scena di mio mazzo, scegli una carta terrestre o una mecciano per dire se aggiunge la mano. Ah vabbè, giusto per far accrescere la mano. Ce li ho. Tanto ce li ha, dai. Com'è finito qua? 5, 6, ah ok. 6. Per ora diciamo che qua stiamo 2 vite contro una vita. E sta attaccando ancora. Ah, vedi un po'. Però mi sa che quella vuole il leader rosso. Però è vero, non puoi pescare, però poi da più 10.000. E questa ti arriva un attacco minimo da 35.000, 40.000. Eh sì. 30.000. Vai. Ok. Vabbè, questa è Ah, giusto, vedi un po', eh. No, vabbè, ho perso, cioè solo lì. Non ce la fa. Ebbene, quindi ha vinto Luca la prima partita. Ovviamente qua non stiamo a registrare tutte quante, però avete visto più o meno che cosa significa giocare il pre-release. Questa di qua mi serve, guarda, vediamo chi è questo. Questa è la tipa che non capivo. Coco. No, capito, principessa di villa. Ah, semplicemente questo serve per far pescare sempre uno e ti liberi però di una carta che magari non ti serve. O che ti serve stare nel cimitero. La principessa qua. Bene. Salutate che adesso chiudiamo il video. Voi non salutate, no? Eccolo. Il vincitore già ha vinto, è quello che ha fatto il God Pack. E poi qua c'è Andrea che dalle spalle, va bene. Volete salutare pure voi o no? Va bene. Bene, e allora finisce qua questo video di questo pre-release. Quando andremo ancora avanti, ovviamente. Saluta anche Hit. Ok, bene. Chiudiamo.